primo gol stagionale con ammonizione perché ti sei tolto la maglia. Intanto raccontaci il gol. È stata una grande... Sono molto contento del mio primo gol stagionale perché comunque lo cercavo da tanto. Era un anno e mezzo e comunque magari ci andavo vicino e oggi sono riuscito a fare il mio primo gol. Soprattutto anche i miei compagni, abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento. Sicuramente è pronta la dedica, no? Vabbè, quello sì. Mi sono levata la maglia, più che altro ero molto contento. Non ci ho pensato, prenderò la multa che mi ha fatto già il mister, quindi... Un gol importante perché è stato il secondo gol che ha praticamente chiuso la partita e tra l'altro nell'occasione della tua rete hai avuto di fronte Aquilanti che era infortunato, ma al di là di questo sei stato molto bravo a scartare i giocatori del Lanciano e poi a concludere di violenza, di potenza verso la porta di Cragno. Non mi ricordo chi ci ha scartato comunque, ma a parte quello sono molto contento, ripeto. E dobbiamo cercare così, adesso ci sono due partite importanti, Modena e Latina, e non dobbiamo sottovalutarle anche perché loro devono fare punti per salvarci e noi cercare di raggiungere il terzo posto che l'abbiamo raggiunto oggi. Pescara che segna gol a raffica e soprattutto Pescara che è sempre più solido in difesa. Sì, vabbè, adesso scusate, si è fatto male, vabbè, Mandra che avevamo raggiunto una quadratura dietro, però oggi ha giocato giù perché ci ha... E Fornaziano ha fatto una grande partita, e noi comunque con mister ci andiamo molto spesso in settimana per le diagonali, stare stretti, compatti, e comunque i risultati si stanno vedendo. Francesco, oggi un grande pubblico allo stadio Adriatico, il record di spettatori, il record di presenze, è questo, un pubblico che ovviamente riesce a caricare ancora di più una squadra dei giocatori. Sì, oggi è stato davvero bello, comunque c'erano, non so, 14.000 persone, 15, non mi ricordo adesso, però è stato davvero bello anche perché... aver raggiunto una vittoria importante e grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno dato una mano. Senti, abbiamo visto che ci teneva tantissimo a timbrare il cartellino anche Gianluca Lapadula, non ci è riuscito, che cosa vi ha detto? No, niente, vabbè, non è dispiaciuto neanche lui, comunque è un grande attaccante, adesso anche se non ha fatto gol comunque ha dato una grande mano alla squadra, anche a noi difensori, e sono sicuro comunque che raggiungerà il capocannoniere della Serie B perché è un gran attaccante e se lo merita. Sabato a Modena vi attende una vera e propria battaglia. Sì, come detto prima non bisogna sottovalutare la partita e la prepareremo al meglio come facciamo ogni settimana e speriamo di raggiungere comunque la vittoria o almeno giocare bene.